La ringrazio Presidente, vedo le banche del Partito Democratico, il deputato Romano, e come giustamente, legittimamente, non giustamente, il Partito Democratico può contestare e contesta iniziative del governo, non vedo come possa accettare che una persona che pochi minuti fa ha dichiarato... Signor Ministro, colleghi, presiedo io. Signor Ministro, lei faccia il Ministro della Repubblica e risponda alle interpellanze. Colleghi, vi richiamo all'ordine. Signor Ministro, lei faccia il Ministro e non si occupi di altro. Signor Presidente, procedo. Signor Ministro, risponda all'interpellanza sull'Alitalia. La ringrazio, Presidente, ma era doveroso ricordare un fatto tanto increscioso. Non credo che rientri nelle sue competenze, Ministro. Mi permette, Presidente, di iniziare. Colleghi, vedo lo stato di agitazione conseguente ad un comportamento inaccettabile. Ne prendiamo atto. Colleghi, sarò costretto a richiamarvi. Collega Maratin, collega Borghi, grazie. Presidente, prego, Ministro. Quando ha parlato chi difende il collega Romano, si può pretendere... Collega Toninelli, Ministro Toninelli. Ministro Toninelli, colleghi, l'attività della provocazione mi sembra sia nota a tutti in quest'Aula. Colleghi, collega Romano si vada ad accomodare, collega Maratin si vada ad accomodare. Collega Lupi, la prego anche lei. Collega Gribaudo, si vada ad accomodare. Colleghi, silenzio. Colleghi, siamo in diretta televisiva. Ministro Toninelli, stia sul merito. Presidente, io sto perfettamente sul merito, se mi permette il Partito Democratico di poter intervenire. Collega Gribaudo, sospendo la seduta. Insulti. Sospendo la seduta.